Siamo alla settima ripresa. Campionato europeo vacante dei massimi da Kempten in diretta con Paolo Vidoz in vantaggio e decisamente ai punti contro Timo Hoffmann, che ha subito l'atterramento nella sesta ripresa. Deve risparmiare delle energie, se ha nella testa e ha capito che c'è la possibilità di arrivare a sentire l'ultimo gong. Con il jab Vidoz. Hoffmann non avanza, se non glielo consente Vidoz, che arretra. Colpi attenuati dalla guardia in questo caso. Colpi isolati soprattutto di Hoffmann. Con il jab Vidoz. Peccato per questo destro. Forse ha ragione lui ad aspettarlo. Farebbe bene ad aspettarlo anche in questo caso, magari, a farlo uscire allo scoperto di nuovo, a dargli quella sensazione di fiducia e per poi togliergliela subito. La reazione ci deve essere di Hoffmann, altrimenti insomma rischia di fare la figura del ridicolo davanti al proprio pubblico e non credo che ci tenga. Ha dei limiti comunque, non è che si può inventare salti mortali o colpi ad effetto Hoffmann, questo è. Destro ancora di Vidoz. Si incrociano con il jab. Vidoz incisivo anche con il jab. Deve ricaricare le batterie Vidoz. Una pacca di Van de Ville a Timo Hoffmann. Poi chiede a Vidoz di non spingere. Bella questa serie, destro sinistro, destro sinistro. Ancora con il destro Vidoz. Montante il sinistro al corpo. Questi sono tutti colpi che non sono ancora visti da parte di Hoffmann. Non lasciare che sia lui a finire il round. Fa bene a prendere tempo Vidoz. Altra ripresa per Vidoz. Allora su queste immagini che vanno verso Hoffmann ne approfittiamo per una piccola pausa veloce. Di nuovo con le immagini in diretta, abbiamo appena finito di vedere la combinazione, quattro colpi tutti buoni per Paolo Vidoz all'angolo di Hoffmann. Quello che viene chiesto è di portare colpi a casaccio anche, ma portali in sostanza, dicono Hoffmann. Siamo all'ottava ripresa in diretta dalla Germania, dalla Baviera. Titolo europeo vacante dei massimi tra il tedesco Hoffmann e il bisiaco friulano goriziano Paolo Vidoz. Io ho un vantaggio teoricamente dal mio punto di vista per il mio cartellino già rassicurante. Se Vidoz rimane in piedi sarebbe già un risultato, quello che ha ottenuto in termini di punti sui cartellini, rassicurante. Però mancano ancora un po' di riprese. Qui non c'è un campione, questo è un altro particolare che bisogna sottolineare, non è Hoffmann che è il campione europeo, è il campione intercontinentale ABF, ma non è il campione europeo, per cui partono sullo stesso piano, non leggermente, un po' di più favorito per il fatto che combatte in casa Hoffmann, e qui non viene avanti, qui non viene avanti Hoffmann, e Vidoz dice, ma allora sei tu che devi fare il match a questo punto. Vidoz non deve cadere nella provocazione, deve essere Hoffmann a fare il match. Con il jab Vidoz e ogni tanto punzecchiare.
con il jab Hoffman. Il buono sinistro di Hoffman, attenzione, qui ha anticipato bene. Io credo che Hoffman faccia fatica a capire l'inglese, o comunque, come dire, quello che predicano all'angolo. Si capiva forse di più con il tedesco. Chiaramente la mia è una provocazione. Ora mi pare che è un messaggio che non arrivi, perché io questo Hoffman l'ho già visto tante volte ed è sempre uguale. Qui 1-2, ma ha trovato la guardia, ragazzi, non scherziamo, perché hanno visto andare Vido tra le corde, sembrava che fosse chissà cosa. Vido deve tenere alta la soglia d'attenzione, continuare a fare quello che ha fatto fin qui, né più né meno. Il jab di Vidoz. Destro di Vidoz, nitido, ancora con il gancio destro, è fermo Hoffman, di nuovo con il gancio destro, ma non è possibile intervenire in questo momento. Non si è appoggiato, ha mosso soltanto il braccio. Capisco che si voglia leggermente tutelare il pugile tedesco, ma non si può intervenire in quella fase. Ha tolto il ritmo a Vidoz. Come dire, se vuoi essere fiscale non lo devi essere sempre. Altra ripresa per Vidoz. È un arbitro di grande esperienza Vandeville. Tra l'altro qualcuno faceva ricordare: non fai abbastanza, ti sei allenato tutti i giorni e non fai abbastanza sul ring. Cerca di confonderti in sostanza, dice il tuo avversario. Se ti fermi, ti prende. Colpisci con il jab e fai un passo indietro laterale, metti i colpi, spostati, muoviti in sostanza. Poi oltretutto è anche abbastanza impreciso Hoffman. All'angolo dicono ho bisogno di questa ripresa, avrebbe avuto bisogno anche di quelle precedenti. Nona ripresa, titolo vacante europeo dei massimi da Kempten. Ancora con il jab, come chiede Kalambay, due volte riesce a doppiare il jab, ancora con il jab Vidoz che si appoggia alle corde, ancora con il jab in anticipo. A due mani, 1-2, Hoffman, montante sinistro due volte, tre volte, il gancio destro fuori, bello il destro, pieno di Vidoz, ancora con il gancio destro, e sono colpi che sente Hoffman, è un ottimo incassatore Hoffman, questo ci tengo a sottolinearlo. Ancora con il montante sinistro Vidoz. Di nuovo con il montante, sono colpi più efficaci dei diretti di Hoffman, che adesso va un po' in difficoltà. Deve capire Vidoz se è arrivato il momento di spingere tutto sull'acceleratore. È una gran ripresa questa per Vidoz. Non deve arrivare però a non avere più energie. Buon match. Montante destro di Hoffman. Poi tornando sul discorso dell'arbitro di quell'intervento, non hanno mai cercato il clinch, non hanno mai dovuto intervenire se non per... Certe volte gli arbitri hanno un po' mania di protagonismo, di farsi sentire che ci sono. Gli arbitri migliori in tutti gli sport sono quelli che non si fanno notare. Si fa notare Vidoz invece con il destro e il sinistro. Ancora con il destro Vidoz che sembra intenzionato a fare sul serio. Qui Hoffman si appoggia. Non ne ha più Vidoz. Non deve esagerare Vidoz. Non deve esagerare. È andato in debito d'ossigeno Paolo. Perde il paradenti. Perde il paradenti Vidoz.
Forse se intervenivi prima questa volta era meglio. Non aveva più l'unico mezzo che aveva per prendersi una pausa da questo. Qui l'ha proprio fatto scendere, l'ha sputato. No, deve contenere adesso. Montante sinistro, mancano ancora tre riprese, non deve sprecare tutto quello che ha. L'opera non è ancora completata, deve tenersi qualche residuo di energia Vidoz. Non so se i giudici saranno d'accordo con me, ma questa mi sento di considerarla ancora ripresa per Vidoz. Però è arrivato troppo, no? Senza più fiato. Poi ti è stancato, capito? Ha scaricato. E poi quando fai il recupero?